pallone sulle tacche contro Fayet, scarico in zona dei negri e Bois chiama il pallone, ribaltamento per Zegarowski, prima tripla e Golden contro Fayet prende posizione quasi a calpestare il fondo, poi gran bel movimento nelle mani di Uglietti, tanta fatica per Cremona ad attaccare la Reggiana in questo inizio di secondo quarto. Chillo, finta, linea di fondo e poi cancellato. La linea di Chillo che però davanti si è trovato un muro dopo aver battuto Adrian. Salto, resta accoppiato su Smith, Hervey senza guardare per Atkins, arriva la persa, recupero di Pecchia, su di lui c'è Smith, in arrivo il blocco di Adrian, alla fine Atkins a bloccare, Weber, Vitali, finta la conclusione, poi cade a terra, arriva la persa, De Negri corre con Pecchia, si arresta per il suo tiro in corsa, anche questo, Hervey in corsa, finta, va da Weber, contro McCullough in angolo, sotto Hervey, Adrian, una gestita male qui la Reggiana, McCullough, primo attacco per la 1-0 con Galloway che taglia verso il centro dell'area, il blocco di Fayet, riceve quest'ultimo, poi viene cancellato dai Bois, tiene in campo il pallone. 43-31, Di Negri il blocco di Golden che poi taglia Zegarowski, Lacy, piedi a posto per la tripla che non va, e Bois lo fa portandolo sulle tacche, la difesa di Fayet, Golden si gira, viene cancellato, il pallone poi resta in campo, Golden in affittamento, ne trova due per portare avanti questo pallone, Smith insegue, non molla De Negri che fatica a ricevere, schiacciato e Bois, triangolo che non si chiude, fuori per De Negri, ritmo, la sua tripla, pochi millesimi di secondo, questa è la bomba di De Negri per il momentaneo al termine. Chillo, Smith rifiuta il tiro, poi sotto a gran palla per Grant, linea di fondo, Adrian con la stoppata, non però con recupero, che poi tiene vivo il pallone contro Weber, batte Weber in angolo e Bois con la bomba, decimo punto per lui, Paul Bois da Reggio Emilia che però la partita ancora non è riuscita a tagliarla a metà, Adrian con la bomba, un chance per ritornare ad un possesso di svantaggio, Lavanoli, Pecchia fuori per Adrian un'altra volta con la bomba frontale che fa malissimo alla 1 Hotels, si arrabbia Cavina, è Cremona ancora in attacco, De Negri contro Hervey, serie di finte, poi si stacca, prende il tiro, forzatissimo, ma che canestro, Adrian porta il blocco, Pecchia pasticcia, il tocco per Bois un'altra volta in angolo, finisce a terra, salta Adrian, rimbalza in attacco a rimorchio Pecchia, fino in fondo deciso, come non mai.